La palla viene intercettata nuovamente da Federico Folla. Attenzione, attenzione, che, che c'è un'ottima occasione sfruttata dalla Roianese, ma il portiere si fa trovare al posto giusto. Vale la pena di rivedere questo squarcio di gioco. Ecco, rivediamo questa bella azione della Roianese con Federico Folla che fa un bellissimo passaggio verso Bettini che tira, però doveva alzare la palla di più. Il portiere del Sant'Andrea si fa trovare al suo posto e dopo acchiappa la palla e la mette in sicurezza. Bellissima parata di Spagnolo che in due tempi sventa questo bellissimo tentativo di gol della Roianese. Adesso vediamo che c'è Edoardo Pacor che con molta decisione si porta verso in area e stava per tirare ma subisce un fallo sportivo, ma sicuramente un fallo e l'arbitro giustamente assegna un calcio di rigore per la Roianese. Batte rigore Cristian Giraldi. E con decisione, rigorista esperto, come dice il pubblico. Ogni tanto ne sbaglia uno, dicono, ma insomma poi alla fine è sicuramente attendibile e determinato in queste circostanze. Quindi Roianese 3 Sant'Andrea 0, si riparte. Bene, a breve dovrebbero arrivare le immagini del rigore. Ecco, vediamo fuori campo c'è Cristian Giraldi, si prepara a battere il rigore con decisione, punta sul palo destro e la palla entra senza nessuna esitazione. Grandissimo.